Salone del Mobile 2009, 48esima edizione, che vede nuovamente il polo fieristico di Rho come centro nevralgico dell'evento. Ma non solo Salone del Mobile, dal 22 al 27 aprile Milano è stata anche protagonista grazie al Fuori Salone, una serie di appuntamenti che caratterizzano alcuni quartieri del capoluogo lombardo. Oltre agli innumerevoli spazi e location allestite in tutta la città, ad affiancare l'edizione del 2009 sarà anche il fuorisalone di Zona Tortona, sul quale abbiamo voluto concentrare il nostro lavoro in quanto un evento capace di attirare a sé moltissimo pubblico. Un pubblico attirato grazie anche al notevole lavoro effettuato da giornalisti delle migliori testate del settore e professionisti della comunicazione. Le ricerche si aprono su scenari creativi avanguardisti, mettendo in relazione il corpo umano con l'ambiente circostante, attraverso l'interconnessione di diversi ambiti del sapere, per migliorare la qualità della vita o semplicemente per realizzare degli oggetti viventi, comunicare l'identità di un marchio. Inventare ogni volta una nuova lingua di immagini e di significati. Convinti che l'essere umano sia dotato di una magnifica capacità di recepire i messaggi e farli propri in modo complesso e sofisticato. Ecco la Corporate Identity. Può dire che il tutto si basa sulla ricerca e sulla sperimentazione di nuovi modi di scoprire e comunicare il fare artistico, piuttosto che sulla codificazione di linguaggi dell'arte contemporanea. Si è mossi soprattutto da un impulso emozionale, una sorta di empatia che si crea tra noi e gli artisti che scopriamo. La percezione di ciò che è pubblico e ciò che non lo è viene deviata nell'era dei reality show. La casa, un tempo patria del privato, luogo del misterioso dipanarsi di un quotidiano familiare e intimo, oggi sembra doversi aprire e lasciarsi violare dall'impellenza della condivisione e del private show. You gotta keep them separated. Dopo un percorso di costante crescita, Zona Tortona Design, circuito organizzato da Design Partners, si evolve nelle forme e nei contenuti verso una nuova generazione di evento, sempre più contemporaneo, metropolitano, internazionale, di avanguardia e fortemente coerente rispetto ai suoi valori originari. La Zona Tortona si è conquistata un posto speciale nella movida milanese e nei cuori del popolo del Salone del Mobile. Milano e il design, una volta all'anno, si incontrano con eccezionale partecipazione di pubblico e di designer. Eventi di ogni tipo e taglio, dai concerti in strada ai DJ set, passando per temporary store, mostre, esposizioni e installazioni, riempiono tutte le giornate e le vie di quest'area in zona di Porta Genova. Durante questa settimana Zona Tortona è il vero centro di Milano, nel bene e nel male. La fiera satellite apre cortili e botteghe, illumina i capannoni, moltiplica affitti di negozi e showroom.
ingrossa incassi di bar e ristoranti, che fanno in 6 giorni il 50% degli introiti dell'anno, e ingrassa costi delle camere d'albergo. La fiera richiama non solo designers, creativi, imprenditori e compratori, ma anche moltissimi cittadini che vivono l'evento come uno dei principali momenti di intrattenimento della città. Tutta la zona si trasforma in un'isola pedonale, chiudendo fuori i rischi di una convivenza pericolosa tra uomo e macchina e dando la possibilità ai 90.000 turisti di godersi questo spettacolo cittadino. Vi sono decine e decine di appuntamenti culturali, showroom e spazi industriali dismessi che ospitano le opere di artisti provenienti da ogni parte del mondo, mostre ed installazioni futuristiche progettate ad hoc, happy hour, spettacoli e party mondani, organizzati nei locali più di tendenza. Insomma, una settimana dedicata interamente ad arte e divertimento, in un quartiere che ormai vive di vita propria. Bisogna dire grazie alla mirata ristrutturazione che qualche anno fa ha trasformato diversi edifici in disuso in spazi ampi e polivalenti, particolarmente adatti ad essere plasmati per ogni evenienza. Durante il fuorisalone, la notte non è meno viva del giorno. Ogni serata offre diverse possibilità per divertirsi, dall'aperitivo alla discoteca, ovviamente in locali di tendenza, selezionati per il loro stile alternativo. La settimana che celebra la 48esima edizione del Salone si preannuncia l'evento più atteso per tutti coloro che aspettano ansiosi l'appuntamento annuale ricchissimo di presentazioni, cocktail, DJ set, performance e party esclusivi. Un'immersione totale frenetica nella creatività e nell'eccellenza del design, accompagnata da contaminazioni artistiche che travolgono e animano ogni angolo della città. Valore alle relazioni e ai rapporti umani. Pragmatismo e buon senso. Approcci zen e carpe diem. C'è una festa, ne siamo a ballare, anzi a mare. C'è gli amici con le amiche hanno depressa, non li facciamo aspettare, cacciamo uscire. Qua sulla litorania c'è già casino, tocca curiamo un prima che non imbottigliamo, così che manco un minuto ne ripetimo. Stai buona dai cammina, me ne lascia ballamo, e c'è vedo in mena quanta gente, tutti picchiati beni di sto ritmo avvolgente. Sentice bello disco che lo si letta sta mente, sentice bella...